Ad ogni modo, noi oggi qui abbiamo due esempi di imprenditori. Uno che ce l'ha fatta e un altro invece che, boom, ha fatto un botto e non si è più rialzato. Buonasera Silvano Morgagni e Franco Taralloni. Indovinate quale dei due ha fatto il botto? Taralloni! Bravo Rupert, ma ci voleva poco. Buonasera ai telespettatori. Buonasera. Buonasera. Buonasera Taralloni. Dunque, però cominciamo da Morgagni, perché sempre prima le buone notizie. Ferrari, innanzitutto io questa sera ho sentito molte stupidaggini. Cioè? Ci si è messo in bocca parole come comunismo, ho sentito un elogio del capitalismo. Mi sembra che lei mi abbia introdotto come uno che ha vinto grazie ad un sistema sbagliato. Ma io lo sa quando è che ho vinto? Quando? Quando oltre che ai primi e ai secondi ho rivolto lo sguardo agli ultimi. Ecco, ma chi so sti ultimi? Che io li sento sempre nominare, che poi saranno i primi, non ho capito io bene. Parlo dei dimenticati, degli afflitti, degli emarginati, dei Rohingya della Birmania. No, Morgagni, la prego, mo i Rohingya non c'ha un ultimo a chilometro zero, un po' più interessante, la prego. Pierpaolo Pasolini ha parlato lucidamente degli ultimi, che sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi. No, ho paura che quello fosse Frankie High Energy, non Pasolini, Morgagni. Ha ragione, scusa un momento solo. E Chapal, perdonami, mi puoi dare quell'appunto che avevamo segnato insieme? Che appunto? Quelle belle parole che avevamo scritto insieme. Bella. Grazie, grazie. Che c'ha là, Morgagni? Mi permetta di condividere questo pensiero. Prego. Finché l'uomo sfrutterà l'uomo, finché l'umanità sarà divisa in padroni e servi, non ci sarà né normalità né pace. Morgagni? Morgagni? Io a Pierpaolo Pasolini ho dedicato più che un pensiero. Gli ho dedicato una chips rivisitata paprika e guanciale. Peccato non abbia fatto in tempo ad assaggiarla. Gliel'avrei offerta volentieri perché diciamo che tra ultimi c'è sempre solidarietà. Scusate, perdonatemi, Taralloni, ma Franco, tutto dici. Ci può dire meno che quel signore lì sia uno degli ultimi. Attenzione, però calma, allora non è che siamo dal medico, che qua chi è l'ultimo so io l'ultimo, no, tanto devo fare una ricetta, il conduttore sono io e decide. Dimmi Franco, che vuoi? Ma questo non è quello della televisione? Che ogni volta che metto il canale c'è sta sempre lui? Questo c'ha quattro programmi, c'ha catena di ristoranti. Insomma. A Natale mi fia, ha voluto il set di posate che ha firma sua. Tanto ultimo non me pare. Allora, Morgagni, per una volta andiamo. Sto fallito di Franco Taralloni c'ha ragione. Non è che lei sia proprio uno degli ultimi, diciamo la verità. Senz'altro vero, ma io rimango sensibile ai temi della lotta di classe. Non soltanto ho intitolato le chips a PPP, ma mi riferisco solo da produttori che versano in condizioni di gravi difficoltà. Per esempio io la Bresaola non la prendo dai privilegiati allevatori valtellinesi, ma da una piccola comunità di bovari del Kurdistan. Del Kurdistan? E com'è sta Bresaola, Morgagni? Non è importante che sia buona, è importante che sia giusta. Ma infatti, tanto alla fine è cucina fusion, quando poi la annichi nella soia sa tutto di sale. Arrivederci Morgagni. Invece Taralloni, lei che ne pensa? Tu anche tu prendi le scarpe dai curdi o non si fidano? No, c'è poco da ridere. Io sono stato rovinato da sta new economy. Ho pagato più tasse di Zuckerberg e de Bezos messi insieme. Sicuro? Ma te lo dico io. Non lo so. Io sta cosa l'ho vista arrivare, ma mica me ne sono reso conto. Quando anni fa vedevi centri commerciali che schiacciavano i negozi di alimentari, non mi immaginavo che un giorno sarebbe toccato pure a me. Invece... A questo proposito io, in quanto presidente da Aferpibo, a sì, Federazione vabbè. Piccoli Bottegai, ho capito, scritto Frank. Questo piccolo pensiero che vi vado a leggere. No, Dio no, pure te, no, Franco, no, di me. No, ma no, stasera che siete tutti leggere, benigni, ma che è? Ma che va preso? Prima vennero a prendere i videonoleggiatori, ma io ero contento perché non riportavo mai le cassette indietro. Poi preso non è più il mio programma, non è più il mio programma, non niente che perché fare. Ormai andava ai supermercati. Dunque vennero a prendere i tassisti, ma non dissi niente perché c'avevo la macchina di proprietà. Infine vennero a prendere me e non c'era rimasto più nessuno a protestare. Beh, insomma, Baricco sempre un grande, eh? Dottore, era Primo Levi. Rupert, oggi sei insopportabile. Ma che te sei magnato? L'enciclopedia. Comunque, Franco, se la crisi non l'hai vista arrivare, perché non hai fatto niente? Ma che potevo fare? Questi venivano al negozio, se provavano le scarpe e poi compravano al computer. Sì, ma Franco, questo già ci hai detto, però non ma io li riconoscevo al volo, li riconoscevo al volo, però guardate che mo noi se li facciamo. Oh, finalmente è un cenno di vita. Cosa stai tramando con quel tuo bel capoccione? A cosa sta pensando il Machiavelli di Via Tuscolana? Stiamo per lanciare il nostro piccolo portale di vendite online. Attenzione. Col quale faremo faville. Noi qua rivoluzioniamo il mercato buono con le scarpe, della scarpa.
Si chiama il mio sito. Aspetti un attimo che non mi ricordo. Ci ho scritto sempre sul fumetto. Leggi, non c'è problema. Eccolo. Solo scarpe di qualità dalle marche.altervista.org. E noi rivoluzioniamo il mercato. Un sito bellissimo. L'ha fatto un mio amico webmaster. E lì riproporremo la vera esperienza del vero negozio di calzature che tante gioie ci ha dato negli anni 90. Franco, mi sembra già un'idea vincente. Sento odore di Forbes. Dici noi di più. Noi cercheremo di fornire ai clienti esperienze genuine, sì, vere, sì, quelle che si provavano una volta in bottega, come per esempio la scatola che conteneva due scarpe destre, il calzascarpe lungo, il calzino bucato, il piede puzzolente, l'attesa di andare a vedere in magazzino se il numero c'era o no, seguita dalla felicità che il numero c'era. Ma lo vede che allora già funziona questo sito. Senti Franco, ma la fai la cosa dell'alluce che non deve toccare in punta? Però da in piedi. E qui si vede l'esperienza di quest'uomo, veramente. Ricercheremo quel bello odore decontante, frusciante, che ti riempiva cuore, orecchie e soprattutto le tasche. 5 sensi. Bravo. Appagati. Appagati e soprattutto non tracciati. Vero Franco? Allora in bocca al lupo. Crepi il lupo. No Franco, si dice viva il lupo, te devo insegnare tutto. Guarda che la shitstorm è dietro l'angolo. Franco, già si è messo male, non ti andare a complicare la situazione.